Sono lieta di presentarvi insieme all'equipe di professionisti che seguiranno il progetto Alzheimer Lab. Ringraziamo tutte le numerose famiglie che ormai fanno parte della nostra grande famiglia e anche le nuove che entreranno a farne parte. Vi ringraziamo per la fiducia. Ringraziamo inoltre tutti gli enti e le associazioni del territorio che hanno collaborato con noi fino adesso. Così come ringraziamo la scuola Falcone Righi, nello specifico la professoressa Farinella e i suoi studenti, che collaborano con noi in un percorso di crescita multigenerazionale, comune per un futuro nuovo. Ringraziamo la Fondazione Cenci Galingani, che ormai da 2 decenni rinnova costantemente la sua collaborazione, offrendoci in gestione la bellissima sede di Villa Sormano e contribuisce all'implementazione di numerosi progetti. Oggi avremo modo di ascoltare gli interventi del dottor Michele Restelli, direttore dei servizi anziani e disabili, la responsabile del centro diurno Villa Sormani, dottoressa Anna Miele, seguirà il dottor Alessandro Lesmo, medico del centro diurno e di fondazione, la dottoressa Vana, psicologa dei servizi domiciliari, e la dottoressa Capizzi, educatrice del centro diurno. È con noi il dottor Michele Restelli, che ci parlerà della progettazione in Fondazione Sacra Famiglia. Direttore, benvenuto, a lei la parola. Grazie mille Greta, saluto tutti, anche se in questa forma di videochiamata, a cui forse siamo un po' abituati, ma su cui vi chiedo di non abituarci, nel senso che la speranza è quella di ritornare ad un rapporto più diretto, più a contatto. Io inizio subito con proseguire i ringraziamenti che ha fatto Greta e allargarli soprattutto ai lavoratori, ai dipendenti, ai professionisti che hanno permesso la realizzazione di questo progetto. Sacra Famiglia ha voluto attivare questa progettazione, chiedere a Fondazione Carico l'aiuto e il contributo, perché Sacra Famiglia ha iniziato da un po' di anni a uscire dai propri confini e dedicarsi ai problemi del territorio. E questo progetto incarna un po' il movimento nuovo di Sacra Famiglia. Quindi questo cambiamento chiede anche ai professionisti e ai nostri dipendenti di cambiare anche le loro modalità lavorative. Quindi, se questo progetto, come penso possiamo anche già definire, sia un progetto di successo, è dovuto al fatto perché che ciascuno di loro è riuscito a mettersi in discussione e ad affrontare anche le difficoltà. Ecco, le difficoltà di una progettazione che ha dovuto affrontare anche il Covid. Noi questo progetto l'abbiamo attivato nel giugno del 2019 con l'approvazione del progetto stesso da parte della comunità Fondazione di Comunità di Milano Città, e era un progetto che mirava alla community care, formare una comunità che si prendesse cura della persona malata di Alzheimer. Ecco, potete vedere anche dalla diapositiva, no, come il progetto abbia avuto un percorso sinuoso, no? Un percorso dove abbiamo dovuto adattare la nostra progettazione, le nostre idealità alle necessità della pandemia, che a un certo punto ci ha tolto tutto quello che era il discorso del territorio, rapporti diretti con le varie associazioni. Abbiamo dovuto quindi riformulare il progetto e che poi appunto oggi verrà anche illustrato successivamente da me e ricalibrare gli obiettivi. Ecco, in questo senso la Fondazione Comunità di Milano Città ci ha seguito, ci ha accompagnato in questa riformulazione e quindi ringraziamo della compagnia e dell'accompagnamento. Ecco, questa slide che potete vedere non mi addentro nei termini tecnici, però vuole sottolineare come
questa progettualità non sia dovuta a un caso, ma sia veramente un'integrazione di saperi, no? Dove anche chi ha un pensiero, anche studiato una metodologia di progettazione, ci ha aiutato a, appunto ad affrontare tutte le difficoltà e a mantenere alto l'obiettivo. Quindi non abbiamo stravolto il progetto, ma lo abbiamo adattato al nuovo contesto. Per perseguire il nostro obiettivo abbiamo dovuto rivedere gli strumenti, abbiamo dovuto anche acquisire competenze rispetto alla pubblicazione di video, alla produzione di video, cose che all'inizio del progetto non erano nemmeno previste. Ecco, la cosa che peculiare, penso, che riguardi un po' la progettazione in Sacra Famiglia è proprio questa capacità di ascolto, che in linea teorica la raggruppiamo nel discorso dell'analisi del bisogno. Nelle riflessioni rispetto alla produzione di nuovi servizi, Sacra Famiglia, partendo appunto da quella che è dell'analisi del bisogno, scopre che questi bisogni, questa analisi del bisogno non è più sufficiente, no? È fondamentale l'atteggiamento di ascolto e non di competenze che si applicano su, sulle persone senza avere un feedback, senza ascoltare, prestare ascolto a queste persone. Ma l'elemento fondamentale è quell'ascolto dei bisogni espressi e non espressi degli ospiti, come è scritto qui. E andando più a fondo questa definizione, io direi che i bisogni non espressi degli ospiti sono quelli molte volte che potremmo definire come desideri, no? Quindi il lavoro che stiamo facendo in Sacra Famiglia è un po' quello di passare dal l'ascolto del bisogno all'ascolto dei desideri. L'ascolto dei desideri, che è il desiderio della persona affetta da Alzheimer, della famiglia che affronta la problematica dell'Alzheimer, l'ascolto dei desideri degli altri servizi, dei caregiver anche il territorio che ci circonda. Vedete, la differenza tra bisogno e desiderio è una differenza sostanziale, che riguarda un po' la libertà delle persone, nel senso che soddisfare un bisogno, il bisogno è un bisogno istintivo, lo conosciamo, ce l'abbiamo anche, abbiamo fame anche quando non abbiamo il cibo di fronte, abbiamo sete anche quando il cibo non è di fronte, ma il desiderio invece nasce nel momento in cui si presenta l'oggetto che desidero. Se non si presenta l'oggetto, non lo desideriamo. Ecco, nella malattia d'Alzheimer l'anziano viene privato molte volte della sua storia e viene privato del suo ambiente, perché non riconosce più il suo ambiente, viene privato di tante cose. Il nostro lavoro è quello di riproporre questi oggetti, queste cose che vengono perse, per cercare di tenere il filo della storia della persona, per cercare di fare in modo che la persona raggiunga comunque la felicità, perché questo è il desiderio profondo di ciascuno di noi, no? Arrivare alla felicità. Ecco, noi ci mettiamo a fianco, nessuno ha la ricetta per arrivare alla felicità, il nostro lavoro è proprio quello di mettersi a fianco e offrire gli strumenti per fare in modo che la persona malata d'Alzheimer, la famiglia, riesca a raggiungere il benessere, che in fondo è legato a quello dell'essere felici anche in una situazione così limitante e così difficile. Quindi, se prestiamo ascolto a tutti questi desideri, dobbiamo non solo fare riferimento ai nostri punti di vista, ma è fondamentale fare riferimento anche a punti di vista più,
tecnici, no? Qui sono rappresentati un po' i problemi legati alla situazione Covid che hanno attanagliato un po' le famiglie dei malati di Alzheimer, quindi un aumento che sono dati dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, no? Quindi lo stress assistenziale per i caregiver, il rischio di contagio anche nelle nostre strutture, quanti nostri assistiti hanno detto no, noi nel centro diurno non ci veniamo perché abbiamo paura. Abbiamo dovuto affrontare anche la riorganizzazione dei servizi sanitari e socioassistenziali. Questo è veramente un cambiamento in atto e l'incontro di stamattina ne è anche un esempio. E il cambiamento dei bisogni di salute dei pazienti, no? Che hanno presentato molto un peggioramento clinico dell'epidemia. Quindi sono tutti aspetti che noi con questo progetto abbiamo cercato di affrontare con tutti i limiti che abbiamo avuto. Sicuramente lo strumento dei video è uno strumento che ci ha aiutato, ma nello stesso tempo è un limite, perché una consulenza psicologica o un'attività di APA ha molto più valore fatta con una presenza fisica, no? Ecco, forse in questo periodo abbiamo riscoperto l'importanza della presenza fisica, però ecco, in Sacra Famiglia noi siamo abituati a fare in modo che i limiti siano un luogo, siano prima di tutto riconosciuti, accettati, perché riteniamo che se i limiti sono messi e sono condivisi, possono essere il motore per trovare nuove soluzioni. E questo ci ha guidato anche in questo progetto e, ripeto, la capacità dei nostri professionisti di affrontare il limite, metterlo in comune e da lì partire per individuare nuove strade è stato l'elemento determinante per la realizzazione di questo progetto. Io concludo ringraziando tutti, anche perché in Sacra Famiglia ci sono appunto il Covid porta nuove necessità e una nuova necessità è quella di concentrarsi molto anche nell'organizzazione, nella cura dell'organizzazione, perché la cura dell'organizzazione è un elemento fondamentale per affrontare il futuro. E personalmente dal 1° giugno del prossimo di quest'anno lascerò appunto la direzione anziani alla dottoressa Silvia Buttaboni, che è in collegamento, so che è in collegamento e che saluto. Quindi anche questo momento è un momento che io colgo per salutare tutti, ringraziare tutti i collaboratori, non si sparisce perché rimango direttore dei servizi dei disabili, ma ecco, questo progetto è un po' un, diciamo, un punto anche d'arrivo, non definitivo, perché Silvia e voi tutti operatori riprenderete il largo su questo progetto, ma diciamo è la fine di un percorso che dal mio punto di vista arriva a conclusione. Sono contento, ecco, di lasciare comunque in eredità un gruppo che si è dimostrato veramente professionale ed efficiente. Grazie a tutti e do la parola a Greta che ci aiuta, ci accompagna in questa mattina. Grazie a lei di nuovo per tutto il percorso. Passiamo ora all'intervento della dottoressa Anna Miele, che ci illustrerà le azioni effettuate nello sviluppo progettuale pre e post-Covid. Benvenuta dottoressa Anna Miele. Buongiorno, appunto come gentilmente la dottoressa Principe ha anticipato, io sono la responsabile del centro diurno integrato Villa Sormani. Che cosa vuol dire essere la responsabile di un centro che vive sul territorio e che ha come obiettivo primario la creazione, la costruzione e l'ideazione di una rete di territorio? Vuol dire credere che sia possibile
a rispetto anche del Covid. Ed è quello che abbiamo tentato di fare sempre, a volte riuscendo con grande soddisfazione, a volte pensando che avremmo potuto fare meglio, ma va bene così, perché abbiamo creduto fino in fondo che il nostro pensiero, l'ideazione che ci accompagna a questi obiettivi, sia la cosa importante, sia quello per cui il centro diurno Villa Sormani è lì e cresce, e sono decenni che lavora con un'equipe che, come il nostro direttore ha ricordato e io ci tengo molto a sottolineare, lavora con grande passione, determinazione e competenza. Allora, Alzheimer Lab, noi parliamo di Alzheimer Lab perché è stato, grazie alla, appunto, alla comunità città di Milano, è stato un modo per mettere insieme, per dare un nome, per organizzare un'attività importante che il centro diurno già da tempo riusciva con le sue forze e con le sue professionalità a costruire sul territorio. Quindi l'ascolto di cui parlavamo, che è così importante, Villa Sormani l'aveva creato e costruito all'interno con il gruppo di mutuo aiuto dei familiari, con un on the job semplice nella sua struttura, però fatta di ascolto e di accoglienza. E oggi ne possiamo parlare in maniera più approfondita perché abbiamo uno spazio, perché abbiamo una possibilità di crearlo. Ma andiamo per ordine. Allora, la presa in carico dei bisogni dell'anziano, che cosa vuol dire? Vuol dire sicuramente accompagnarli in una dimensione che è di stimolazione o di strutturazione di attività che, come ci ricordava il nostro direttore, devono portare alla felicità, no? Che è l'obiettivo di tutti, ma devono anche portare ed essere inseriti in un contesto che risponda a delle esigenze di molti aspetti. Ed è quello che noi abbiamo provato e continuiamo a provare e proveremo a fare, perché dietro, intorno e dentro la questione dell'accoglienza ci sono le famiglie. Le famiglie sono la colonna portante, sono l'intero sistema che si muove e che intorno alla persona portatrice di limiti, portatrice purtroppo a volte di disorganizzazione all'interno della famiglia, ha bisogno. E quindi è importantissimo per noi intervenire sulla famiglia, essere a fianco della famiglia, accompagnare la famiglia. E quindi attraverso l'ascolto e la realizzazione di quelli che sono i bisogni. Quali sono i bisogni della famiglia? Sicuramente possono essere le risposte. Non sempre ci sono le risposte, ma sempre c'è l'accompagnare la famiglia in un percorso che li fa intendere e comprendere quali possono essere gli strumenti che li aiutano e possono aiutarli a dare queste risposte, perché ogni famiglia ha una vita sua particolare, dettagliata, e non è possibile dare una risposta che comprenda tutti. E quindi è importante individualizzare, è importante ritenere le persone uniche e così le loro famiglie. Allora Alzheimer Lab ha mosso in prima battuta che cosa? Il tentativo di rispondere a quelle che erano le prime richieste della famiglia, che era per esempio, in termini di qualità di tempo, no? E di esperienza familiare, l'ascolto ma anche l'accoglienza dei loro cari in una dimensione protetta e che li stimolasse. Villa Sormani in questo progetto quindi si è mossa ed ha organizzato quello che noi abbiamo chiamato i laboratori. Questi laboratori che cosa avevano come obiettivo? Avevano, come potete vedere, quindi musica, teatro, arte, pittura, attività fisica, quindi avevano l'obiettivo di dare senz'altro un sollievo alla famiglia, ma soprattutto questo sollievo doveva passare attraverso l'essere tranquilli, l'essere sicuri che qualcuno non solo si prendesse cura dei loro cari, ma riuscisse a trasmettere qualche pezzo di storia. No? Ne abbiamo parlato prima col direttore, qualche parte che
non era persa, era lì nascosta, e noi dovevamo soltanto cercare di trovarla. E vi assicuro che spesso l'abbiamo trovata con grande felicità. E questo ci ha portato anche alla dimensione, appunto, di aprirci sul territorio e di creare delle relazioni con associazioni, che ringrazio, che avrebbero poi, nel tempo, creato spazi comuni di progettualità. Ma ecco che l'avvio del laboratorio del tempo ritrovato e la nostra socializzazione va a battere violentemente contro una cosa che molto più grande di noi, che si chiama pandemia. E allora cosa abbiamo fatto? Come abbiamo potuto affrontare questa nuova esperienza? L'abbiamo affrontata ricambiando, riadattando, no? Facendo in modo che le nostre famiglie innanzitutto non si sentissero sole. Quindi ogni parte della nostra equipe, ogni piccola parte di Villa Sormani si è mossa, si è attivata affinché le famiglie non si sentissero sole. Abbiamo telefonato, siamo andati a portare pacchetti fuori dai cancelli delle nostre famiglie, il nostro medico si è attivato per sostenerle, la nostra psicologa per ascoltare anche a volte la loro disperazione, le nostre educatrici per tentare di accompagnarli con videochiamate, attraverso il tentativo di qualificare il tempo, anche se era un tempo così drammaticamente sospeso. E poi ci siamo ingegnate in questo nuovo modo di comunicare attraverso dei video, questi tutorial che ci hanno permesso di dire alle nostre famiglie che non erano soli, di dire alle nostre famiglie che si poteva fare qualcosa e che noi gliel'avremmo detto in questo modo, in questo nuovo modo di comunicare, che ci veniva permesso dalla situazione. Sono dei tutorial che appunto non hanno la presunzione di dare delle risposte, ma di accompagnare. Non hanno la presunzione di risolvere tutti i problemi, ma di poterli affrontare insieme. Sono 100, quindi immaginate un centro, no, di riabilitazione con il suo medico, con la sua psicologa, con i suoi educatori, che diventano dei nuovi professionisti del web. Ma l'abbiamo fatto perché ci crediamo. Così come ho detto all'inizio, noi crediamo, no, nel pensiero e nell'ideazione della rete sociale. E quindi vi consiglio assolutamente di andare a vedere. Allora, concludo parlando dell'Alzheimer Lab in On The Job. Che cosa vuol dire innanzitutto? Vuol dire aiuto alle famiglie? Vuol dire risposta? Vuol dire esserci? Vuol dire che noi ci siamo? Vuol dire che è una riformulazione del progetto? Che il servizio esce dai suoi confini istituzionali e va verso le famiglie? Vuol dire che il sostegno agli anziani? Vuol dire la nascita di un nuovo modo di essere in cui noi ci siamo, e ci siamo così, attraverso un sistema, perché noi crediamo nella cultura del territorio. Ora io termino, mi sono dilungata troppo, lascio la parola a dei professionisti che riusciranno senz'altro meglio di me ad entrare in ogni parte di quello che io ho descritto e vi accompagneranno in questo mondo, che è il mondo di Villa Sormani, del Summer Lab, di Fondazione Sacra Famiglia, ma soprattutto nel mondo in cui crede che le cose siano possibili. Grazie. Grazie a lei per il suo contributo. Entriamo ora nel vivo dei bisogni rilevati nella presa in carico dell'anziano a domicilio da parte delle famiglie, dei caregiver e degli incaricati alla cura. Ascoltiamo dunque l'intervento del dottor Lesmo. Dottor Lesmo, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie Greta, ringrazio il direttore dottor Estelli per gli stimoli che ci ha offerto, ringrazio tutta l'equipe di Villa Sormani, soprattutto la responsabile Anna Miele, che si è fatta carico di questo sforzo organizzativo
come capofila e ci ha stimolato un po' tutti a percorrere queste strade assolutamente innovative, assolutamente anche impreviste. Noi non ci aspettavamo di cambiare il nostro modo di lavorare in modo così rapido e così radicale. Dunque, vediamo di partire con l'argomento che mi è stato affidato. Io mi chiamo Alessandro Lesmo, sono medico della Fondazione Sacra Famiglia e all'interno della Fondazione ho due incarichi. Uno è all'interno di un reparto ospedaliero che si occupa di riabilitazione, prevalentemente per persone anziane, e poi lavoro all'interno del centro diurno di Villa Sormani. Quindi ho uno sguardo su due contesti molto diversi fra di loro: l'anziano che fa un percorso all'interno della rete ospedaliera, di solito per un evento acuto, e poi l'anziano invece che si trova sul territorio, quindi l'anziano in condizioni di benessere o di relativo benessere. L'argomento che mi è stato affidato è un argomento molto complesso, che io cercherò di sintetizzare il più possibile, e che mi piacerebbe poi approfondire magari con qualche osservazione, con qualche domanda da parte vostra. L'approccio multidisciplinare. L'approccio multidisciplinare è quello che contraddistingue ormai da molti anni la condotta di tutte le persone che si occupano di persone anziane, non solo i medici che lavorano in quest'ambito, ma anche gli infermieri, il personale assistenziale, educatori, psicologi, perché abbiamo capito da tempo che l'anziano non ha un bisogno solo, non ha un problema solo, ha tanti problemi insieme e servono tante professionalità, tante competenze anche informali, non necessariamente le persone con un cartellino, con una funzione, per prendersene cura in modo adeguato. Ecco, partirei a citare qualche numero per darvi l'idea della complessità che ci troviamo di fronte. Tutti voi sapete, gli anziani sono tanti e saranno sempre di più, questo per un problema di tipo demografico che riguarda in particolare il nostro paese. Ma non sono solo tante persone, sono anche persone con problematiche complesse. Innanzitutto l'età. Sono tanti e con un'età avanzata. L'attesa di vita nel nostro paese sfiora gli 80 anni per gli uomini e supera abbondantemente gli 80 anni per le donne. Si tratta di persone che spesso hanno a che fare con problemi di salute. L'80% delle persone anziane ha più di due problemi di salute, non uno, due, e nella maggior parte dei casi questi problemi di salute compromettono le autonomie di queste persone, cioè la capacità di svolgere da soli alcune competenze. Quindi non si tratta solo di avere la pressione alta e quindi prendo un farmaco e la pressione torna normale, ma avere una patologia che rende necessaria, per esempio, l'assistenza da parte di altre persone o la necessità di chiedere aiuto per svolgere alcuni compiti. Poi c'è il problema dei farmaci. Gli anziani spesso, essendo affetti da patologie, prendono farmaci e anche questo è una risorsa, ma può essere anche un problema. E l'80% delle persone anziane prende almeno una medicina. Poi c'è il problema dell'aspetto cognitivo, che sappiamo tutti essere fonte di grande preoccupazione non soltanto per la persona che ha questo problema, ma anche per i suoi familiari. È un problema molto diffuso, spesso semplicemente legato all'età, ma quasi un anziano su due ha un problema di memoria, un problema che può essere piccolo, può essere grande, però bisogna confrontarsi anche con questa difficoltà. Purtroppo una quota significativa di queste persone che hanno un problema di memoria, ripeto, spesso semplicemente di tipo senile, cioè legato solo al fatto di essere anziani, va incontro alla problematica più grave legato ai disturbi cognitivi, che è la malattia di Alzheimer. Il 10 fino al 15% di anziani che hanno un problema di memoria svilupperà nel tempo questa malattia. Cosa fare di fronte a questa complessità? Come agire? Quali sono gli interventi che possono essere più efficaci? Ora, vi propongo questa slide che
mette al centro questa torta con un po' di numeri, un po' di percentuali, che riguarda tutta la popolazione, non soltanto la persona anziana, ma i dati sugli anziani sono sovrapponibili. Questa torta è la torta dei cosiddetti determinanti della salute, cioè che cosa determina lo stato di salute o di malattia di un individuo. Ecco, fatto 100 questa quota, vedete subito che la parte preponderante la fanno aspetti non sanitari, quindi i comportamenti individuali, le abitudini, gli stili di vita, gli aspetti economici, spesso molto molto trascurati, trascurati dalla società e non certamente trascurati da chi si occupa di queste persone, il contesto ambientale, dove vive questa persona, con chi vive, e poi naturalmente trovate gli aspetti più strettamente sanitari, quindi la parte genetica e soprattutto le cure mediche. Se provate a fare un conto, se mettete insieme i fattori ambientali, gli stili di vita e i fattori economici, ecco, questi rappresentano il 70% dei determinanti della salute, hanno un peso che vale oltre la metà, ampiamente oltre la metà. Eppure sono aspetti che spesso vengono trascurati, tant'è che, il dato che cito successivamente, nei paesi occidentali la maggior parte della spesa sanitaria viene investita semplicemente nelle cure mediche, farmaci, assistenza ospedaliera, la medicina territoriale, gli interventi riabilitativi, e non si tiene conto di tutto il resto. Quindi investiamo tanto su un aspetto che, come vedete, vale poco più del 10%. Questo chiede una riflessione non soltanto da parte di chi di noi si occupa di queste persone, ma che, come dire, riguarda anche i decisori politici e l'intera società, perché investiamo tanto su settori che non necessariamente poi miglioreranno il benessere di queste persone. Ecco, da tempo a Villa Sorbani ci siamo molto orientati su tutto quello che non sono strettamente le cure mediche, ma su tutti quei bisogni che stanno intorno alla persona anziana, e il progetto che vi presentiamo oggi è molto orientato in questo senso, perché crediamo che l'investimento migliore sia quello che riguarda il vissuto, il contesto delle persone e non necessariamente la presenza del medico, dell'infermiere o comunque di figure sanitarie, e questo lo dico contro il mio interesse, ecco. E proviamo ad andare avanti cercando di capire che cosa possiamo fare, dove possiamo intervenire per migliorare la salute delle persone anziane. Fino adesso ho parlato poco di medicina e parlerò ancora meno da qui in avanti. Questo perché credo molto a questo tipo di approccio, avendo una visione che nel mio lavoro parte dal contesto ospedaliero. Ma la mia riflessione la trovate riassunta nel primo punto della slide. Pensare solo al farmaco come la chiave per risolvere i problemi della persona anziana non solo alle volte è una risorsa parziale, ma spesso si rivela poco utile, se non addirittura dannoso. E penso in particolare ad alcuni farmaci di uso molto comune nelle persone anziane, come possono essere i farmaci per tenere queste persone tranquille, di cui spesso c'è un vero abuso, perché si ricorre a una molecola, a una pillola, quando invece il problema è di altra natura e può essere risolto in un altro modo. Questo è il primo grande stimolo che voglio offrire a chi ci sta ascoltando. In termini di risorse, io penso che sia decisivo puntare soprattutto sulla cura degli aspetti psicologici, affettivi e sulle relazioni. Di questo la dottoressa Barra, che farà un intervento dopo di me, ne parlerà diffusamente. Io, per quanto riguarda la mia esperienza, credo davvero molto a questo tipo di approccio, perché le patologie che vedete elencate sotto, chiamiamole così, sono vere e proprie patologie. La solitudine. Spesso pensiamo a un anziano con problematiche di depressione oppure di ansia e pensiamo alla soluzione farmacologica. In realtà questo è semplicemente un anziano solo. Lo vediamo spessissimo al centro diurno questo, quando questa persona arriva il primo giorno, ci viene descritta una situazione di questo tipo
e basta semplicemente un'interazione più serena, anche non strutturata, con le persone che frequentano il centro e con il personale, per far cambiare la situazione, alle volte fa scomparire del tutto problematiche di questo tipo. C'è poi un vero disagio esistenziale, la persona anziana sa di essere anziana, sa di avere una serie di problemi e non ci facciamo carico di questo tipo di problematica, in particolare per quanto riguarda la paura di perdere le proprie autonomie, la propria autosufficienza. Questo è un elemento molto importante, non avere il permesso dal familiare di uscire da solo, non avere alle volte il permesso di stare in casa da solo. Ecco, questi sono aspetti che per una persona che ha svolto in autonomia tutta la sua vita hanno un peso enorme. E questo ci interroga profondamente, perché alle volte appunto ci interessiamo soltanto della salute in quanto tale e non del tema delle autonomie, che invece sono un tema assolutamente centrale. Guardate, non a caso noi nella giornata di oggi abbiamo affidato a Greta la conduzione dell'incontro, è una terapista occupazionale che mette al centro del suo lavoro proprio il mantenimento e se possibile anche il ripristino delle autonomie della persona anziana. Offrire elementi di questo tipo spesso vale più di molti farmaci, a partire dalle piccole cose come spostarsi, vestirsi, riuscire ad alimentarsi da sole. Abbiamo per scontato che un anziano ne abbia bisogno, ma non ci poniamo il problema se possiamo fare qualcosa invece per ripristinare una situazione che c'era prima e che magari con qualche sforzo, con qualche aiuto, può tornare come era. Cosa fare allora? Ho dato questo titolo un po' provocatorio a questa ultima slide che vi faccio vedere, la terapia delle idee. Perché credo che più che medicine, farmaci, medici, infermieri, servono molte idee. Io spero che questo progetto ve ne offra tante per migliorare il benessere delle persone a cui ci rivolgiamo. I medici sono riusciti ad allungare la vita media delle persone, come avete visto nella prima slide, a raggiungere per tutti gli 80 anni, a superarli alle volte. Dobbiamo chiederci se questi anni che abbiamo aggiunto sono anni pieni o sono anni vuoti. Spesso sono pieni solo delle candeline che si spengono al compleanno e poco altro. Serve invece una terapia delle idee. Le idee che possono riempire queste persone di una vita che sia piena, che sia innanzitutto dignitosa, e che sia, come giustamente ci ricordava il direttore, una vita il più possibile felice. Non solo stare al mondo, ma starci bene, con delle relazioni positive, con entusiasmo, con, lo dico con un termine banale, la voglia di vivere. Non è un concetto scontato questo, alle volte ci accontentiamo semplicemente che le persone ci siano e basta, ma il mio parere è che non dobbiamo accontentarci. Vuol dire cambiare un po' la prospettiva, vuol dire concentrarsi su un'assistenza che sia un'assistenza di prossimità. Qui ho usato uno slogan, un'assistenza sull'uscio di casa. La persona anziana non può avere come interlocutore soltanto il medico o l'ospedale, il suo interlocutore deve essere l'intera società, dal vicino di casa al negoziante, al familiare e a una serie di persone vicino a lui, che possibilmente vadano da lui, stiano con lui in alcuni momenti della giornata, in alcuni momenti della settimana. Sono queste relazioni che possono fare la differenza, piuttosto che il bravo specialista o il servizio ospedaliero meglio organizzato. Questo è un po' il metodo che da molti anni attuiamo a Villa Sormani con ottimi risultati, secondo me. Soprattutto perché è basato su una equipe multidisciplinare. Un bisogno multidisciplinare ha bisogno di un gruppo di persone che se ne facciano carico. Questo perché, come dicevamo all'inizio, la persona anziana è per sua definizione una persona con una serie di complessità, quindi una sola persona non può farsi carico di questo. Nell'equipe multidisciplinare ci tengo molto a sottolineare, metto dentro tutte le persone che gli stanno vicino, quindi i familiari, i figli, i nipoti, le persone che lo custodiscono, badanti, che attraverso un percorso come quello che proponiamo possono anche acquisire una serie di competenze per migliorare l'assistenza a queste persone.
importante che queste persone ricevano un'assistenza personalizzata. Non c'è un modello valido per tutti, bisogna in prima battuta analizzare quali sono i bisogni, quali sono le capacità e partire da questi. Anche tenendo conto delle capacità più elementari, che spesso rimangono un po' sotto traccia, mi riferisco alla capacità di comunicare, che spesso viene messa un po' da parte. La persona è confusa, dice cose disordinate, ti ascolto, ma in realtà faccio finta di sentire. Tenere conto delle emozioni. Non è detto che una persona anziana che si presenta anche magari un po' confusa ogni tanto non sia in grado di provare o di sviluppare relazioni affettive o anche soltanto rabbia o malessere. È una persona come le altre che ha bisogno anche di esprimere questi aspetti. E soprattutto la persona anziana ha bisogno di attenzione nella sua capacità di decidere, di scegliere, ha bisogno di essere coinvolta anche nelle piccole cose che riguardano la sua giornata. Alle volte noi ci troviamo spesso a prevaricare e decidere per loro senza tenere conto di quello che per esempio loro vogliono o preferiscono. Questo è un piccolo aspetto che però fa, secondo me, salire di molto il livello di dignità che queste persone acquisiscono nei confronti delle persone che li assistono. Questo aspetto della medicina personalizzata lo svilupperemo in questo percorso grazie al percorso di approccio capacitante che verrà illustrato nei dettagli dai miei colleghi nei prossimi incontri e che si basa proprio su questi principi e che fa parte un po' del DNA di chi lavora al centro di una villa di Villa Sormani e sarà anche un po' il filo conduttore di questo percorso. Grazie e buona giornata. Grazie a lei per il suo intervento. Continuiamo ora i bisogni dei caregivers emersi dalla ricerca effettuata durante la pandemia. È con noi la dottoressa Manuela Bana. Dottoressa, benvenuta. Grazie, dottoressa. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Manuela Bana, sono psicologa e psicoterapeuta e collaboro con Fondazione nell'ambito della domiciliarità. Mi occupo di sostegno psicologico ai caregivers di persone affette da demenza. Con piacere cercherò di illustrarvi brevemente alcuni aspetti del progetto Alzheimer Lab, portandovi il contributo delle colleghe che si sono dedicate al progetto nelle diverse fasi. Il mio obiettivo è presentarvi proprio una fotografia che ritrae i caregivers e le famiglie di persone anziane fragili durante questi mesi di pandemia, dei bisogni o desideri emersi e delle risorse che sono state poi attivate per cercare di rispondere a questi bisogni. Per fare questo farò riferimento alla ricerca sulle famiglie e all'indagine qualitativa esplorativa sul territorio condotta nell'ambito di Alzheimer Lab nell'autunno 2020. La pandemia ha messo tutti nella stessa condizione, soprattutto all'inizio, cioè di dover affrontare qualcosa di sconosciuto e di doverci riadattare e trovare soluzioni nuove per poter continuare a vivere e lavorare. I caregivers, alle prese con la cura della persona anziana fragile, vivono questa condizione praticamente tutto l'anno, prima e durante la pandemia. Io mi trovo in lockdown tutto l'anno, questa è un po' la percezione dei caregivers delle persone fragili e ce lo conferma poi l'indagine esplorativa. Emerge infatti che per molti caregivers la pandemia non ha portato grandi cambiamenti nelle routine quotidiane. I caregivers hanno continuato a vivere a stretto contatto con la persona affetta da demenza per la maggior parte del tempo della giornata, con limitata possibilità di ritagliarsi spazi per il sollievo o per lo svago, impegnati nell'assistenza di base o nella custodia della persona fragile. I cambiamenti negli equilibri domestici rilevati sono legati soprattutto ai casi in cui i familiari hanno cominciato a lavorare da casa. Per cui conciliare gli spazi e i tempi di lavoro e assistenza dentro casa ha creato una grande fatica. Se consideriamo poi il rapporto delle famiglie con il territorio,
La ricerca mette in luce come uno degli elementi di disagio per le famiglie fosse proprio la possibilità di accesso ai servizi, quindi alle strutture socioassistenziali, agli enti, alle associazioni, ai servizi di sollievo, cui solitamente facevano riferimento prima della pandemia. La ricerca mostra che la chiusura dei servizi ha avuto un impatto sul peggioramento, in particolare nei sintomi depressivi e nel quadro cognitivo di alcuni anziani con demenza, e anche e soprattutto sull'aumento nel carico di lavoro per i caregivers, soprattutto in quei casi in cui era presente un grave disturbo del comportamento. Come professionisti, come è già stato detto, il tentativo è stato quello di prendere delle vie alternative e con l'obiettivo primario di mantenere proprio rapporti con le famiglie e contenere quel senso di isolamento e abbandono che sono emersi, di coinvolgere i familiari e di essere raggiunti e raggiungibili. Quindi non posso più accedere fisicamente ai servizi, questo è vero, però ci sono delle alternative e nel nostro caso la videochiamata, il contatto telefonico al posto dell'incontro in presenza, i video tutorial di cui ha parlato Daniele e le iniziative informative come questa a cui state partecipando. Rispetto a queste modalità, le famiglie hanno risposto in modi diversi, portando bisogni e desideri diversi. Per alcuni si è trattato di imparare ad utilizzare nuovi strumenti per fare quello che prima veniva svolto in presenza, quindi pensiamo alle applicazioni, alla messaggistica, al fare le videochiamate. Per altri di superare un senso di estraneità rispetto a questa modalità non in presenza, o ancora di affrontare la fatica di adattarsi e riadattarsi in momenti diversi della pandemia o della situazione familiare. Ad ogni modo, avere la possibilità di dare una continuità nel frequentare, tra virgolette, i servizi per chi era solito farvi riferimento in presenza è sembrato un aspetto molto importante da curare. La nostra prospettiva è informarsi, informare e lavorare in rete, vale a dire in collaborazione con un gruppo di persone che si scambiano informazioni e si dividono i compiti, come ci ha ampiamente spiegato il dottor Lesmo. E questo appunto è lo sguardo che si cerca di portare nelle famiglie, l'approccio multidisciplinare. Ognuno fa il proprio pezzetto, ognuno accende la propria lampadina portando la propria esperienza di relazione, soprattutto con la persona fragile. E nel lavoro per le persone fragili sul territorio è come se il caregiver entrasse un po' a far parte dell'equipe multidisciplinare, perché nessuno più di lui o di lei sa e conosce cosa succede a persona nelle 24 ore di una giornata. E il suo contributo per noi è fondamentale. Per quanto ha poi riguardato in particolare le richieste di sostegno psicologico, i canali alternativi all'incontro in presenza sono stati ovviamente la videochiamata, la chiamata telefonica, e sono stati strumenti che hanno richiesto a tutti, quindi sia i professionisti sia i familiari, un dover riprendere le misure e le distanze, non solo fisiche, facendo i conti con un po' di diffidenza e con un senso di estraneità. In questa fase storica ogni intervento è stato caratterizzato da flessibilità e creatività, sforzandoci davvero di immaginare i bisogni anche organizzativi dei caregivers e delle persone fragili dentro casa. Ogni intervento ha dovuto considerare diverse variabili e prendere forma intorno a queste. Vi faccio qualche esempio. La condizione di coabitazione tra caregivers e persona fragile o al contrario la distanza geografica. Questo può ad esempio aver limitato gli spazi di privacy o aver reso macchinosi gli interventi e le comunicazioni. Ed è stato utile valutare insieme quale spazio, tempo e modo fosse più funzionale poi per potersi contattare, considerando tutte le risorse esistenti. Ancora l'accessibilità ad alcuni strumenti, non tutti hanno la possibilità di accedere infatti ad un computer, ad uno smartphone o ad una connessione internet. E poi gli interventi in presenza,
quando periodicamente possibili, sono stati organizzati i spazi alternativi, quindi sfruttando la possibilità di stare all'aperto. L'indagine sottolinea come requisito fondamentale per poter sostenere le famiglie e le persone fragili sia stata la presenza di un clima di fiducia e di un rapporto positivo con i servizi, che tradotto significa so che ci sei per me anche se non sei presente. Ora vorrei parlarvi un po' di emozioni e preoccupazioni durante la pandemia. Vi parlerò di emozioni e preoccupazioni delle famiglie, ma in fondo di tutti, che hanno caratterizzato il periodo che stiamo attraversando, che abbiamo attraversato. E ho cercato di raccoglierle qui. Potremmo riconoscerci in tutte o solo in alcune o in nessuna. Prima di tutto la difficoltà nel capire che cosa sta succedendo, quindi il senso di imprevedibilità, di incertezza e il disorientamento. Pensare che non si può fare nulla o che non si sa che altro fare, quindi il senso di impotenza. La paura del contagio e anche la conseguente diffidenza e il senso di responsabilità che caratterizza l'esperienza del caregiver nei confronti della persona fragile. Quindi l'ansia nel presente o per il futuro, il che cosa succederà. Una percezione di non continuità, come se l'esperienza fosse rotta, quel che c'era ieri oggi non c'è più e chissà domani. Infine, una sentire o una condizione proprio di isolamento. Tutte queste sono esperienze che hanno caratterizzato una situazione imprevista e improvvisa, no? Che nessuno si sarebbe aspettato, e imposto limiti e cambiamenti su come viviamo noi stessi e su come viviamo il mondo. Tutto questo non può non riportarmi alla demenza, al decadimento delle funzioni cognitive, all'esperienza di perdita della capacità di riconoscere, alla perdita di identità, alla perdita del ruolo e molto altro, tutti aspetti che caratterizzano proprio l'esperienza, il percorso della persona anziana con demenza. E durante la pandemia abbiamo tutti un po' fatto esperienza di questo, in fondo, in un certo senso, e ci siamo sentiti tutti delle persone fragili. Le ricerche evidenziano proprio come le famiglie siano state interessate da diversi cambiamenti e perdite, sia a livello economico e lavorativo, ad esempio. Questi cambiamenti hanno contribuito a modificare gli assetti familiari e a complicare situazioni che magari avevano già delle fragilità. Alcune famiglie hanno poi dovuto affrontare il lutto dei propri cari. La domanda che in fondo ci siamo fatti è stata come poterci stare, come poter stare nella pandemia, come poter stare con la persona fragile, con il disagio, con il disturbo del comportamento e con la perdita, ma senza mai perdere di vista la possibilità di esserci per quello che siamo, quindi accanto alla persona fragile di cui ci prendiamo cura e in ascolto di quello che è e di quello che ci comunica, avendo molta cura della relazione. Per concludere, la pandemia ha messo in luce altri aspetti che mi sembra importante valorizzare, disegnando, io l'ho chiamato il lato B della pandemia, con i suoi movimenti creativi. Prima di tutto la possibilità. Alcuni familiari hanno avuto in questo tempo la possibilità di trascorrere più tempo a casa, a contatto con la persona anziana, creando talvolta una sorta di equilibrio nello squilibrio. Altri sono dovuti rimanere a distanza, hanno dovuto trovare delle soluzioni alternative per risolvere i problemi. E abbiamo dovuto ancora di più fare i conti con il senso di responsabilità. La persona fragile è da tutelare rispetto al contagio, ad esempio, o al ricovero, ma anche e soprattutto verso di sé come caregiver, quindi tutelare la propria salute per poterci essere.
Un altro aspetto riguarda il bisogno di sentirsi parte e di poter accedere ad una rete di sostegno che implica tutti, familiari, non familiari, enti e servizi. Se la rete non è accessibile fisicamente, abbiamo visto, si è concretizzata in diversi casi la possibilità di un accesso attraverso altri canali che non implicano la presenza fisica. E questo vale anche per i servizi, quindi nuove opportunità di collaborazione e cooperazione e impegno per costruire una rete ancora più funzionale. Ancora, la necessità che crea virtù, ovvero la capacità di attingere a risorse per adattarsi a diversi contesti e situazioni, avendo molto chiaro l'obiettivo che ci si prefigge. E questo implica anche la possibilità di ridisegnare ruoli e mansioni. E sto parlando della quotidianità. O trovare nuovi spazi e azioni, coinvolgendo tutte le persone vicine e disponibili. Infine, condividere un'esperienza comune, sia che parliamo di pandemia, sia che parliamo di assistenza ad una persona fragile. Ci ha permesso anche di sperimentare, in alcuni passaggi, un senso di familiarità e vicinanza, che a volte può davvero superare la condizione di isolamento. Io vi ringrazio. Terminato. Grazie per il suo intervento, dottoressa Sabana. Come abbiamo potuto apprendere dai diversi relatori, Fondazione Sacra Famiglia persevera nella sua mission dal 1896. Attua però strategie all'avanguardia per rendere i suoi servizi aggiornati ed innovativi. Ed in questo spirito, l'equipe di Villa Sormani, nonostante la pandemia, è riuscita a mettere in campo nuove energie, accogliendo i bisogni delle famiglie del territorio. In collegamento abbiamo la dottoressa Egidia Capizzi, educatrice del centro diurno Villa Sormani. Illustrerà il futuro dei servizi offerti alle famiglie, il servizio Alzheimer on the Job. Buongiorno dottoressa Capizzi, benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo affrontato finora il processo progettuale e i principi che hanno sostenuto Alzheimer Lab dalla sua nascita fino ad oggi. In conclusione di questo percorso e quindi in questi ultimi minuti vi parlerò della nuova fase del progetto Alzheimer Lab, ovvero l'Alzheimer on the Job, il quale ne rappresenta un ulteriore passo e nasce anch'esso dall'esperienza del centro diurno Villa Sormani, nella quotidianità del lavoro multidisciplinare rivolto all'anziano fragile e alle sue famiglie. Quindi, a partire dai presupposti degli interventi offerti finora dai colleghi che avete ascoltato, vediamo nel dettaglio che cos'è l'Alzheimer on the Job. Allora, innanzitutto Alzheimer on the Job vuole offrire uno sguardo concreto e multidisciplinare a quelli che sono i bisogni e gli aspetti della cura della persona fragile, in linea, come anticipato prima dal dottor Lesmo, con il pensiero teorico dell'approccio capacitante e con i servizi per l'anziano attivi all'interno di fondazione. On the Job è rivolto a tutti coloro che quotidianamente si occupano del benessere dell'anziano a domicilio e sul territorio, quindi familiari, caregiver, assistenti familiari, ma anche reti sociali, formali e informali sul territorio appunto. E si concretizza attraverso la proposta di incontri tematici informativi e uno sportello di orientamento che adesso andremo a vedere nel dettaglio sia nei suoi contenuti che nelle modalità degli esperti. Iniziando proprio dagli incontri informativi sulla cura dell'anziano, come si può vedere sulla mappa, si delineano all'interno di due percorsi o comunque due momenti. Il primo è la parola dell'esperto e il secondo le pillole on the job. Per quanto riguarda la parola dell'esperto, quattro specialisti ci parleranno di altrettanti quattro argomenti trasversali alla cura dell'anziano fragile e con demenza. Mentre invece nel secondo le pillole on the job verranno trattati cinque temi a sostegno del caregiver, di pertinenza degli aspetti pratici della quotidianità della reazione dell'aiuto e per il benessere dell'anziano. L'insieme concertato di questi interventi vuole rappresentare un unico percorso informativo e formativo, un percorso che consenta di arricchire le competenze di cura del caregiver e degli assistenti familiari. Quindi entrando proprio nello specifico di quello che è il primo momento, ovvero la parola dell'esperto, intanto vi informo che si terrà il 15 maggio dalle ore 10 alle 11.30 online presso il sito del Centro Formazione Umanità.
Come vedrete nel primo intervento, il dottor Giardini, medico geriatra e direttore dei servizi sanitari per intermedi di Fondazione Sacra Famiglia, offrirà una panoramica sulle caratteristiche di questa condizione e dimensione dell'esperienza dell'anziano. Il dottor Serentà, medico geriatra e formatore Xameron, ci illustrerà invece i principi teorici e pratici dell'approccio capacitante e il suo valore nella relazione con l'anziano fragile. Il terzo intervento della dottoressa Ghezzi, responsabile di salute e movimento APA di Fondazione Sacra Famiglia, offrirà appunto una prospettiva sull'importanza dell'attività motoria per il benessere della persona con demenza. Infine, ma non meno importante, tra gli esperti e amici di Fondazione, il professor Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, tratterà il tema della vaccinazione anti-Covid. Vi ricordo che per partecipare alla diretta è possibile iscriversi sulla piattaforma dedicata sul sito internet del Centro Formazione Moneta già a partire da domani, 9 maggio. Il secondo spazio e percorso, in 5 pillole on the job, l'equipe multidisciplinare di Villa Sormani tratterà 5 temi inerenti alle dimensioni principali che convergono nella cura dell'anziano. E tali temi verranno offerti attraverso delle pillole video, ovvero degli approfondimenti specifici per ogni tema proposto. La visione di tutte le pillole di 5 temi consentirà, per chi ne fosse interessato, di ottenere un attestato di partecipazione che sarà possibile scaricare direttamente dalla piattaforma del centro di formazione. Per ottenere l'attestato sarà necessario effettuare l'accesso alla visione di tutti i contenuti. Tornando ai temi, l'equipe ha pensato a quelli che possono far parte dell'offerta formativa e che comprendono le cure sanitarie, infermieristiche, assistenziali a domicilio, tra i cui argomenti verranno trattati per esempio la prevenzione delle cadute, la stipsi, la somministrazione della terapia, la gestione delle lesioni da decubito, e saranno tenuti a cura del dottor Lesmo, che avete sentito prima, dell'infermiera del centro di Urno di Villa Sormani. Il secondo tema tratterà l'argomento della casa e appunto gli ambienti, l'ambiente e gli ausili per la persona. Le terapiste occupazionali del centro di Urno parleranno degli ausili di supporto nel predisporre un ambiente domestico e sicuro e rispettoso delle capacità della persona e in aiuto al compito del caregiver. Gli educatori nel terzo intervento invece, nel terzo tema, parleranno di come valorizzare le competenze nel quotidiano e verranno offerte alcune proposte teoriche e pratiche per le attività a domicilio, col fine di consentire di valorizzare le competenze dell'anziano e del suo tempo. Un altro tema importante riguarda la dimensione psicologica e relazionale, come avete prima sentito quella della dottoressa Bana, nell'esperienza della demenza. Quindi uno sguardo particolare all'esperienza delle famiglie, dei caregiver accanto alla persona fragile. Infine, la responsabile del servizio di esilio e domiciliarità di Fondazione Sacra Famiglia, la dottoressa Maria Pia delle Donne, parlerà dell'orientamento che tale servizio offre in sostegno alla cura dell'anziano a domicilio. Vi ricordo che il percorso dei 5 temi sarà attivo online il 22 maggio 2021 e vi si potrà accedere iscrivendosi alla piattaforma dedicata sul sito internet del centro di formazione a partire dal 16 maggio. I contenuti saranno visibili e accessibili per 4 mesi. Infine, e parallelo al completamento degli incontri informativi, sarà attivo sempre dal 22 maggio, quindi in contemporanea con l'attivazione dei 5 temi delle pillole, uno spazio di orientamento, ovvero lo sportello on the job, a cui sarà possibile rivolgersi attraverso un numero di telefono dedicato, che è quello che vedete nella slide, comunque nello schermo, e negli orari indicati, quindi tutte le mattine dalle 9.30 alle 11.30, il 366-63-25945. A questo numero di telefono risponderà l'equipe del centro diurno Villa Sormani, che in base al bisogno espresso vi offrirà informazioni e orientamento ai servizi e canali di supporto per l'anziano attivi in fondazione. Quindi per concludere i percorsi informativi, l'Alzheimer on the job, tutto l'Alzheimer on the job vuole offrire un percorso di sostegno attraverso appunto i momenti prima descritti, che sia rivolto ai soggetti coinvolti nella cura dell'anziano fragile.
Quindi siamo in chiusura, però vi ricordo che potrete trovare tutte le informazioni e le iniziative descritte finora e relative modalità di iscrizione ai siti internet del Centro Formazione Moneta e di Fondazione Sacra Famiglia alla voce Alzheimer Lab on the Job. Vi ricordo che i prossimi eventi appunto saranno la parola dell'esperto, le 5 pillole informative e le aperture delle iscrizioni sono quelle che potete vedere 9 maggio 2021 per la parola dell'esperto e il 16 maggio invece per le pillole informative e l'Alzheimer on the Job. Io vi ringrazio e vi saluto.